Del cast di Tra uomo e mare fa parte anche Marco Colace. Che ruolo interpreti in questo film? Allora, interpreto il ruolo di Pippo, un pescatore in effetti che sbarca il lunario ogni giorno in maniera molto faticosa e che ha un vissuto che caratterizza, diciamo, bene l'attività del posto, cioè quella dell'attività di pescatore, legato al nonno e al papà da questa antica tradizione. E durante il film ovviamente si farà vedere la difficoltà di portare avanti sia un discorso familiare, un discorso commerciale, i pericoli che comporta questo tipo di lavoro, che spesso sono sottovalutati, e ovviamente poi la storia ruoterà tra presente e passato. Com'è stato lavorare con Fabio? Fabio è un ottimo regista e amico, diciamo che sa separare bene i ruoli, infatti. Diciamo, sa confrontarsi, è molto, molto umile e ovviamente molto preparato, quindi è stato veramente molto formativo per me e anche divertente, soprattutto divertente. A tutti e tre, com'è stato lavorare con Fabio? Bellissimo, un'esperienza nuova che rifarei tantissime volte, diversa, ci sono state tantissime difficoltà, ma sono state superate con la volontà e la forza di andare avanti con questo film. Per te com'è stata l'esperienza in questo film? Per me è stata un'esperienza molto importante, anche perché all'inizio ero un po' titubante, un po' preoccupato, però grazie a Fabio e i miei accompagnatori, diciamo, i miei colleghi attori, mi sono trovato molto bene, perché sono riuscito a mettermi a mio agio. E che clima c'era nel set del film? Ma alcune volte, anzi alcune volte, diciamo che io la maggior parte mi sono anche divertita.